4 riprende proprio la filosofia di quello che è stato introdotto nell'X6 nel 2008. Sport Activity Coupé è una versione sportiva su base di un Sport Activity Vehicle, quindi su base di una veicola da fuoristrada. La caratteristica maggiore è che aggiunge sportività e dinamismo, lo aggiunge da due punti di vista. Uno di design, la forma della vettura è caratteristica delle vetture sportive coupé, proprio dalla forma esempio del tetto che scende nel posteriore molto filante, come le coupé stradali. E l'altro punto di vista è quello di dinamismo. La vettura è più bassa rispetto alla sorella X3, ha alcune caratteristiche come il dynamic performance, quindi la caratteristica di togliere l'effetto delle quattro ruote motrici quando si entra in curva grazie a un dispositivo elettronico, e ha uno sterzo più diretto sportivo e ha un cambio automatico sportivo con 8 rapporti con anche pedal al volante, quindi anche contenuti che garantiscono insieme alle nuove sospensioni anche un aspetto di sportività e dinamismo su strada. La parte interiore è caratterizzata da una presenza molto, molto importante, con la sportività che proprio si percepisce, e un elemento stilistico ripreso da altri modelli della gamma, che sono i fari che si uniscono al doppio rene, rendendolo quasi tridimensionale perché scoprono la parte laterale del doppio rene, e in questo modo c'è un family feeling molto vicino appunto a, ad esempio, alla serie 3 o anche all'X3, che è la sua sorella più diretta. La parte posteriore invece è caratterizzata, come abbiamo già detto prima, dalla sorella X6, in quanto ha la forma posteriore caratteristica proprio da sportiva, come se fosse una coupé stradale col padiglione che scende a filare verso la parte posteriore, ed è poi caratterizzata dai fari posteriori che sono stati studiati ad hoc, caratterizzati anch'essi da luce LED. È un concentrato di tecnologia, ha a disposizione ovviamente tutto quanto la gamma BMW offre, e in questo caso la tecnologia che viene offerta di serie è indirizzata verso la maggiore sportività del veicolo. Di serie l'X4 ha un variable sport steering, che è uno sterzo sportivo più diretto, un dynamic performance control, che è un dispositivo montato sulla sella posteriore che permette di spostare coppia dalla ruota destra a sinistra della sella posteriore. Questo dispositivo, attuato tramite i freni, permette di creare un feeling da trazione posteriore anche su una quattro ruote motrici, in quanto lo spostamento di coppia avviene anticipando la curva e quindi anticipando possibili reazioni del veicolo in curva. L'altro dispositivo offerto di serie, con l'unica eccezione del 2000 diesel, è un cambio automatico sportivo a 8 rapporti con pedal al volante. La gamma è già molto completa al lancio. Innanzitutto, come detto, sono tutte versioni a 4 ruote motrici. Poi abbiamo ben 6 motori al lancio, 3 benzina e 3 diesel. Concentrandoci sui diesel, abbiamo un top di gamma che è un 6 cilindri in linea biturbo del 35D, 313 cavalli. A seguire un 6 cilindri 3000 in linea da 258 cavalli, e un inedito 4 cilindri da 190 cavalli che debutta proprio sull'X4, per poi andare a cascata sul resto della gamma. Abbinato a queste motorizzazioni ci sono anche delle line, quindi delle caratterizzazioni estetiche del veicolo, che alla versione di accesso alla gamma si aggiunge una versione M Sport, caratterizzata da un fascione anteriore e posteriore molto sportive, con delle prese d'aria molto accentuate e colori che ricordano la sportività, quindi giocati sul rosso, sia delle modanature che delle cuciture interne. Per quanto riguarda l'altra versione, invece, parliamo di una X-Line, una versione che caratterizza vetture
da un certo punto di vista più dedicati, più specialistiche al fuoristrada, da un altro più all'eleganza. I colori che vengono giocati in questo caso sono l'argento, l'alluminio, sia in alcune modanature esterne che all'interno del veicolo, dove sono abbinate spesso a pelli o a tessuti in colori chiari tipo il beige o il terra. Il mercato italiano è un mercato molto importante a livello mondiale, tant'è vero che siamo il quarto mercato per questa tipologia di veicolo dopo la Cina, gli Stati Uniti e la Germania, quindi paesi molto forti a livello mondiale.